In occasione del 65esimo anniversario dalla morte dello storico e pedagogista Giovanni Tancredi, la città di Monte Sant'Angelo sabato 9 novembre ha celebrato la figura di Tancredi con due appuntamenti. Al mattino con i bambini degli istituti comprensivi Tancredi Micarelli e Giovanni XXIII, la visita al Museo di Arti e Tradizioni Popolari del Gargano. Al pomeriggio il convegno dal titolo Giovanni Tancredi tra storia, cultura e tradizione. Nella valorizzazione delle lingue locali come beni culturali, un'opera che gli valse il plauso e la stima degli Al convegno, dopo i saluti del sindaco Di Asio e dell'assessore ai beni e alle attività culturali Granatiero, sono intervenute le professoresse Moro e Triputi. La professoressa Anna Maria Triputi, docente di storia delle tradizioni popolari presso l'Università degli Studi di Bari, ha incentrato il suo intervento su Il folklore del Gargano in museo, il sogno di Giovanni Tancredi. Professoressa, qual era il sogno di Giovanni Tancredi? Il sogno di Tancredi era quello di costituire un museo della gente garganica, anzi delle genti garganiche, perché voleva costituire un museo nel quale fossero rappresentate tutte le componenti della collettività. E aveva alle spalle un'esperienza forte, quella della mostra etnografica del 1911 a Roma, in Piazza d'Armi, per i 50 anni dell'Unità d'Italia, e quindi aveva anche collaborato al nucleo fondante di quello che poi sarà il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma. E quindi aveva questa grande esperienza, queste relazioni molto strette con gli intellettuali del tempo, in primo luogo appunto l'antropologo ed etnologo Lamberto Loria, e voleva costituire questo museo che poi riuscì a realizzare nella casa dei bambini. Ed è molto importante questo collegamento molto stretto fra la casa dei bambini, che in pratica era una scuola per bambini orfani di guerra, e il museo, che erano un tutt'uno, perché le direttive, le due grandi direttive che hanno guidato tutta l'opera di Tancredi, anche la sua opera letteraria, Folklore Garganico, erano l'intento didattico e pedagogico. Il museo era nella casa dei bambini perché doveva insegnare, perché doveva rappresentare alle nuove generazioni quella che era stata e che era all'epoca di Tancredi, appunto, a cavallo fra fine 800 e 900, la cultura del Gargano. Prima degli interventi dell'archeologo rignanese Di Palumbo, presidente della cooperativa Cogargano che gestisce il museo, la professoressa Alessandra Moro, docente di Scienze dei Beni Culturali per il Turismo, ha tenuto una relazione dal titolo Il Museo Tancredi tra passato e presente. Ho visitato il Museo Tancredi e ho voluto leggere la storia del paese, della città di Monte Sant'Angelo, ma anche in generale della cultura garganica, attraverso il messaggio che Tancredi ci ha lasciato, la diffusione della conoscenza. È un museo che ha un potenziale informativo, comunicativo, enorme. Bisogna auspicarsi soltanto il miglioramento delle tecniche di comunicazione, di didattica e di informazione di questo museo, perché se lo merita, se lo meritano i materiali, se lo merita la comunità di Monte Sant'Angelo, che da sempre ha contribuito alla formazione e alla crescita di questo museo. Si spera che con i nuovi finanziamenti, il nuovo progetto, il museo possa godere del lustro che probabilmente va rispolverato quello dell'epoca di Tancredi. Celebrare Giovanni Tancredi è quasi un obbligo per noi, ha dichiarato il sindaco di Monte Sant'Angelo Antonio Di Asio. Infatti abbiamo voluto pensare ad una manifestazione interamente legata alla sua figura, al suo preziosissimo lavoro, alle sue idee, ai suoi progetti, ai suoi temi, storia, cultura, tradizione. Di Asio ha aggiunto: questo evento inoltre si inserisce in una pianificazione ben precisa legata alle attività culturali e giunge dopo grandi risultati ottenuti per i nostri beni culturali, grazie all'attenzione, alla programmazione e alla progettazione messe in atto dall'amministrazione.